Thank you. Buon pomeriggio e eccoci con il nostro appuntamento settimanale con il TG. Partiamo subito con le notizie di questa settimana. Rapina in pieno centro, vittima un commerciante. Il fatto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio. Indagano i carabinieri. Ancora un fatto di cronaca a Sanicandro Garganico, a pochi giorni dagli ultimi eventi criminali che hanno interessato la nostra città. Questa volta si tratterebbe di una rapina avvenuta in pieno giorno nel centro abitato. La vittima, stando alle prime testimonianze, sarebbe il proprietario di un noto esercizio commerciante. L'uomo, con ogni probabilità, si stava recando a depositare l'incasso presso un istituto di credito. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione locale. Ingendio ai mezzi della nettezza urbana. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Un incendio è scoppiato sabato sera al deposito dei mezzi della Techno Service. Le fiamme hanno interessato due camion della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti. Sul posto sono prontamente giunti volontari della protezione civile, i carabinieri e dipendenti del comune. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e hanno provveduto insieme ai carabinieri ai rilievi di rito per risalire alla natura dell'incendio. Furto di legna denunciati a piede libero due Sannicandresi. I due sono stati sorpresi dal Comando di Stazione dei Carabinieri in un'attività di controllo. Guardiamo il servizio. Il personale del Reparto Comando Stazione Carabinieri Parco di San Nicandro Garganico Bis, durante un'attività di controllo del territorio, ha sorpreso due persone di San Nicandro Garganico nel mentre trasportavano circa 5 quintali di legna. Proveniente da una pianta di cerro tagliata da poco furtivamente nell'area demaniale comunale denominata Bosco Spinapulci, ricompreso nell'area del Parco Nazionale del Gargano. Il fusto della pianta tagliata da poco era stato depezzato in parti da circa un metro di lunghezza e poi caricata su di un autoveicolo furgonato chiuso. La pattuglia individuava anche la ceppaia nel punto dove la pianta era stata abbattuta con l'ausilio di una motosega. Tale ceppaia era stata ben occultata, coprendola con del terreno e fogliame, con le medesime modalità di altre piante di cerro che i militi del Comando Unità Tutela Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri avevano già ritrovato e censite come piante trafugate, motivo per cui si erano già attivate a contrasto del fenomeno. Gli autori del reato sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria, il veicolo, la legna e la motosega utilizzata sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'attività svolta è da inquadrarsi nell'intensificazione dell'attività di prevenzione e repressione dei tagli abusivi, avviata da tempo all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale e coordinata dal Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente di Monte Sant'Angelo. Lutto nei vigili urbani muore il vicecomandante Fania, dopo una lunga malattia. Aveva 60 anni. Guardiamo il servizio. È deceduto nella prima serata di venerdì presso gli ospedali riuniti di Foggia Sebastiano Fania, vicecomandante del corpo di polizia locale di San Nicandro Garganico. In forza ai vigili urbani da più di 30 anni entrò come brigadiere. Conseguendo successivamente il grado di maresciallo e poi di tenente, con il ruolo di vice del comandante Bortone. Ricoverato da alcuni giorni dopo un lungo periodo di malattia, venerdì non ce l'ha fatta, spegnendosi a 60 anni. Numerosi gli attestati di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, in particolare dai colleghi del comune e dal mondo politico. A loro si unisce la nostra redazione. Conf Commercio, eletto nuovo direttivo. Emanuele Vocale, presidente. Un nuovo impegno sul territorio sannicandrese dall'associazione di commercianti e imprenditori Guardiamo il servizio. La Confcommercio si riorganizza a San Nicandro Garganico e con spirito unitario decide di dare un più incisivo peso ad un comparto che necessita di una voce unica nel confronto con le autorità, soprattutto quelle politiche e locali. Esito di questo rinnovato impegno la costituzione del nuovo Consiglio direttivo della delegazione Conf Commercio Impresa per l'Italia di San Nicandro Garganico, eletto all'unanimità il 14 febbraio scorso, che vede alla carica di presidente il noto imprenditore Emanuele Vocale. L'Assemblea di zona, a cui è intervenuto in rappresentanza della Giunta Provinciale Raffaele Mazzeo, ha eletto invece nel nuovo direttivo Marco Bonabitacola, Antonio Cruciano, Matteo Florio, Micaela Angela Grana, Matteo Lordo, Nazario Mimmo, Costantino Notaro, Matteo Pertosa, Mario Squeo e Alessandro Murano. Florio e Mimmo sono stati indicati anche come vicepresidenti. Nel suo intervento il neo presidente vocale ha ribadito la necessità di procedere con un lavoro di squadra di tutto il direttivo per il miglior rilancio della categoria sul territorio. Primo impegno del nuovo direttivo sarà lavorare nella direzione del distretto urbano del commercio. Il protocollo d'intesa proposto dalla Confcommercio di Fogge e Apricena è sottoscritto il 9 febbraio con la Regione Puglia, dai comuni di Apricena, Capofila, San Nicandro Gargani, Colesine e Poggio Imperiale. Con questo protocollo, fanno sapere dalla Confcommercio Sannicandrese, i comuni potranno puntare alla valorizzazione sia dei centri urbani sia delle periferie con la promozione del commercio, inglobando nel distretto i famosi attrattori turistici come percorsi storici e enogastronomici, passando per la rivalutazione delle attività commerciali attraverso lo sviluppo di piattaforme e-commerce. La fase successiva sarà la redazione di un bando. Per la realizzazione dei distretti e le attività ad essi collegate. Al Presidente Vocale e al nuovo Direttivo, gli auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione. E per oggi è tutto, adesso vi lascio al TG Sportivo e vi rinnovo l'appuntamento lunedì prossimo con il TG alle 15.30 su sanicandro.tv. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.